Il mondo cambia sempre più velocemente. Negli ultimi anni sono stati creati tantissimi nuovi lavori e tantissime nuove professioni. E tutte le certezze che avevamo e che soprattutto avevano le generazioni prima di noi stanno pian piano venendo meno. Se anche voi vi state chiedendo perché tantissime persone, soprattutto giovani, riescono oggigiorno a ottenere risultati fuori dall'ordinario, questo è il video che fa per voi. Ciao a tutti, sono Daniele Belcastro e oggi vi parlerò di 5 skill che secondo me chiunque voglia avere successo dovrebbe avere nel 2022. La prima skill di cui andremo a parlare oggi è quella di parlare davanti alla telecamera. Ebbene sì, il mondo è cambiato. I colloqui, le riunioni, i meeting si sono spostati interamente online. Quindi credo che chiunque voglia avere successo dovrebbe essere in grado di parlare in modo sciolto e naturale davanti a una telecamera. E se riuscite bene a parlare davanti a un pubblico, non pensate che sia la stessa cosa. Perché mentre il pubblico vi dà feedback, vi fa provare emozioni, la telecamera è statica, la telecamera non vi trasmette niente. E quindi molte volte, se non siete sicuri delle vostre capacità, potreste finire per performare molto peggio. Oltre a questo, se siete degli imprenditori o comunque se avete un business, la vostra presenza sui social è ormai obbligata. Sono infatti il mezzo di comunicazione e di marketing più efficace del nostro secolo. Quindi, se non volete essere superati o peggio ancora estromessi da altre aziende e dal mercato, dovete per forza iniziare a creare contenuti. Potete raccontare la storia della vostra azienda, potete far vedere degli highlights o comunque del retroscena, ma la cosa importante è creare contenuti. Voi stessi potete essere per la prima volta nella storia il volto principale della vostra campagna marketing. A costi estremamente ridotti rispetto al passato, potete trovare nuovi clienti o comunque fidelizzare quelli che già avete. Ma andiamo avanti e parliamo della seconda skill di oggi, ovvero la flessibilità. Per flessibilità io intendo la capacità di adattarsi, la capacità di ricevere qualsiasi notizia in qualsiasi momento ed essere subito in grado di capire come è meglio reagire. È la capacità di non porsi limiti, di lavorare oltre orario e di essere in grado di performare al meglio in qualsiasi circostanza. Flessibilità è anche la parola d'ordine dei nuovi lavori digitali. Nell'ultimo periodo avrete sentito sicuramente parlare di questi nomadi digitali che viaggiano e che lavorano da ogni parte del mondo. Ecco, se anche voi ambite ad avere una carriera di questo tipo, quindi svincolata da un luogo e soprattutto da un orario di lavoro prestabilito, dovete capire che la flessibilità deve essere alla base delle vostre priorità. Ma anche se volete essere un imprenditore, dovete sapere che avere un'azienda è tutt'altro che semplice. Ci saranno momenti belli e momenti bui, ed è proprio la flessibilità che vi aiuterà a lavorare senza sosta, magari per giorni, quando arriveranno i momenti bui, e soprattutto a lavorare per salvare sì voi stessi e il vostro lavoro, ma soprattutto per salvare il lavoro di altre persone. Oggigiorno il mondo è più interconnesso che mai, le frontiere sono state completamente abbattute ed è facile ritrovarsi a dialogare e a lavorare con fornitori o comunque con persone in ogni parte del mondo. Quindi per me la flessibilità è proprio questo, è capire che i tradizionali orari di lavoro sono finiti e soprattutto se ambite ad avere un vostro business dovete essere in grado di rendervi conto che in un qualsiasi momento potreste trovarvi a dialogare con una persona dall'altra parte del mondo. La prossima skill di cui andremo a parlare, ovvero la numero 3, è l'empatia. L'empatia per me è la capacità di ascoltare, è la capacità di rendersi conto delle situazioni e di permettere a chiunque di esprimersi al meglio all'interno del vostro team e del vostro ambiente lavorativo. È diventata secondo me una skill essenziale per qualsiasi ruolo di comando. Non è facile essere empatici, molte persone nascono con questo dono, ma per quelle che non lo fanno è abbastanza difficile. Ma non impossibile, infatti la cosa principale che dovete fare è quella di capire che molte volte ascoltare è meglio che parlare, che il prossimo è importante e che soprattutto che non esistete solo voi. Infatti magari vi troverete in situazioni in cui dovete risolvere un problema urgentemente e cercherete di farlo dando ordini, mentre molte volte per risolvere i problemi è più importante ascoltare, ascoltare chi davvero sta lavorando da vicino a quel problema e capire secondo lui qual è la soluzione migliore. E vedrete che la maggior parte delle volte la soluzione si paleserà a voi e sarà molto bello quando la persona si sentirà apprezzata e quindi spronata a lavorare ancora più duramente. In fondo questo è quello che molte persone non capiscono. Infatti, se avete un'azienda, dovete rendervi conto che nessuno terrà la vostra azienda quanto lo fate voi. Infatti, le persone lavorano con voi magari da esterne o comunque magari percepiscono uno stipendio, molte volte neanche basato sulla performance. Quindi non potete pretendere che tengano l'azienda quanto lo fate voi. L'unica cosa che potete fare è quindi quella di ascoltare gli altri, ascoltare le persone che lavorano con voi e pretendere da loro il massimo, ma solo a patto che siate voi primi a dare il massimo e soprattutto che li mettiate in condizioni di potersi esprimere al meglio. Oggigiorno, come detto prima, sono stati sviluppati tantissimi nuovi lavori e le persone con grandi qualità tenderanno sempre a mettersi in proprio.
a meno che voi non siate in grado di dargli incentivi, renderli partecipi del vostro successo e quindi riuscirete a circondarvi di high performance people. E proprio parlando di successo che mi collego al quarto punto, la quarta skill, ovvero quella di essere creativi. Proprio così, per ogni prodotto che voi possiate pensare di produrre o comunque di vendere, dovete capire che ormai ci sono centinaia, se non di più, di aziende che fanno quello stesso prodotto e che magari, a differenza vostra, sono nel mercato da più tempo e sono soprattutto più grandi e quindi tramite economie di scala riescono a ridurre i prezzi in maniera drastica. La cosa che vi rimane da fare, quindi, se volete entrare in un nuovo mercato è quella di competere sulla creatività. E per creatività intendo sì il design del prodotto, che agli occhi del consumatore è molto importante, ma soprattutto intendo creatività come creazione di contenuti. Dovete creare dei contenuti che rendano il cliente partecipe della vostra storia, che lo facciano sentire appartenente alla vostra community e che soprattutto lo facciano sentire talmente legato al brand da spendere, senza pensarci due volte, quel piccolo sovrapprezzo rispetto alle grandi imprese che è però per voi essenziale per ottenere un margine. Esattamente quello che hanno fatto tantissimi creator oltreoceano. Hanno raccontato la loro storia e tramite i loro contenuti sono riusciti a creare una community di persone così legate da comprare qualsiasi prodotto quello stesso creator o azienda produce. Mi dispiace dirlo davvero, ma se oggigiorno volete partire da zero in un qualsiasi mercato e volete ritagliarvi la vostra fetta, non potete fare a meno di essere creativi. Dovete creare dei giveaway, dovete far vedere come la vostra azienda funziona e dovete fidelizzare il cliente, dovete renderlo davvero partecipe della vostra storia. Solo in questo modo riuscirete a fidelizzarlo e soprattutto a ritagliarvi la vostra fetta in un mercato davvero competitivo. Ma andiamo avanti e parliamo dell'ultima skill che dovete assolutamente avere nel 2022, che è quella di riuscire a prendere le giuste decisioni nel momento giusto. Esatto, perché oggi più che mai siamo bombardati continuamente da notizie, da notifiche e messaggi che ci distolgono dal nostro obiettivo e che ci distraggono continuamente. Quindi riuscire a essere lucidi e soprattutto sviluppare un buon senso critico si rivelano due fattori essenziali nel mondo odierno. Dovete essere in grado di scegliere l'alternativa migliore, di evitare tutte le proposte cattive e soprattutto di avere il coraggio di prendere quelle decisioni che, seppur nel breve periodo più difficili, si rivelano quelle che vi daranno le maggiori soddisfazioni e vi aiuteranno a raggiungere i maggiori risultati nel lungo periodo. Secondo me questa rimane una skill essenziale. Se volete raggiungere risultati incredibili, dovete avere il coraggio di prendere decisioni. Perché se non lo farete voi, sarà qualcun altro a farlo per voi e sarà anche qualcun altro ad ottenere quello che voi avete sempre voluto. E con questo concludo la mia top 5 per oggi. Fatemi sapere cosa pensate di queste skill e se anche voi pensate che siano davvero essenziali nel mondo odierno. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e soprattutto se iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!